Blagoslovi duše moja Gospoda i ne zabivaj vseh vozdajanji Jego. Očišćajušago sija bezakonija Tvoja, isceljajušago sija nedugi Tvoja, izbavljajušago od istljenija život Tvoj, ben trovati amici. Oggi inizieremo una serie di lezioni di iconografia. Non prendetevi di pensiero, dice, ma cos'è? Saranno delle lezioni pesanti, un mattone? Assolutamente no. L'iconografia forse è una delle discipline artistiche più belle, non perché io sia iconografo bizantino, ma perché ci introduce al mistero cristologico, mariano. Quando noi scriviamo un'icona, non è tanto per dipingere un'icona, per un fatto di edonismo. Noi praticamente scriviamo un'icona per trasmettere, facciamo sì che, appunto io dico, adopero il termine scriviamo e non dipingiamo, perché noi trasmettiamo la parola scritta per immagini, e così avviene da 2000 anni. È un percorso, vi dirò, molto affascinante. Quando io lo intrapresi 18 anni fa, perché io già dipingevo ad olio, però quando io lo intrapresi 18 anni fa fu un percorso che mi appassionò talmente e che ora mi ha portato a certi livelli. Anzi, io ringrazio il popolo gioiese che ha adottato la mia bellissima Madonna di Romanò. C'è stata una bellissima intronizzazione in un'edicola votiva. Tutti voi avrete così modo di venerare questa immagine bellissima, di venerare Maria. È bellissima non perché l'ho fatta io quest'icona, ma perché rappresenta la Madre di Dio, la Theotokos, come disse il Concilio di Efeso, che Maria era Madre di Dio. E anzi, si dice appunto che il primo a dipingere, a ritrarre la Madre di Dio fu proprio l'Apostolo San Luca, l'Evangelista San Luca. Dopo la Pentecoste, una pia tradizione ci dice che appunto San Luca fece la Madonna in tre versioni. La Madonna che indica la via, posso sollevare il libro così magari viene inquadrato meglio, la Madonna che indica la via, vedete, perché la via è rappresentata dal bambinello, cioè se seguite lui seguirete la via, e questa è l'Odichitria nella nostra tipologia iconografica. O c'è, ora vediamo, vado a cercare, o la Glicofilusa. Glicofilusa è quando o Eleusa è la Vergine della tenerezza, quando la madre abbraccia il figlio in un moto di grande terrenità, come farebbe proprio una madre terrena. Quante volte abbiamo visto quell'immagine tenera di una mamma col bimbetto guancia a guancia? Ecco, questa è la Glicofilusa nel campo iconografico. E poi c'era San Luca fece una terza immagine dove la Vergine è da sola, ed è questa, una bellissima immagine dove la Vergine è da sola in pratica. La pia tradizione dice che appunto San Luca fu il primo iconografo di Maria. Quindi capirete quanta importanza riveste quest'arte, questa tecnica. Quindi, cari amici, io sarò qui con voi per diverse puntate a spiegare come si crea, come si realizza un'icona. Per molti potrà sembrare un aspetto molto difficile. Ah, io non ho. Il più delle volte, quando vado a fare dei corsi di iconografia, molti mi dicono: maestro, ma io non ho nessuna competenza in campo artistico, non so tenere neppure la matita. Dico: bene, ancora meglio, perché io credo che per avvicinarsi al campo dell'iconografia bisogna fare tabula rasa di tutti i concetti dell'Occidente. Io appunto, come vi dicevo poc'anzi, ho iniziato a dipingere ad olio e il mio maestro, cioè il grande artista a cui mi ispiravo e che io amo tanto, è Caravaggio, Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Però
ahimè, iniziando il percorso 18 anni fa dell'iconografia bizantina, io ho dovuto lasciare quelli che erano i dettami, i canoni della pittura d'Occidente e farmi proprio a quella pittura canonica. Dico canonica perché ci sono dei canoni da rispettare, che sono canoni di colore, di cromatismi, canoni di geometrismi. Voi non lo vedete, però qua dentro ci sono cerchi, triangoli, che poi capirete strada facendo negli anni, quando diventerete, vi ammaestrerete di più a quest'arte, a questa tecnica pittorica. Cosa dire? Che per me è stato un percorso di grande passione, una passione che non si è mai spenta, anzi che si accende, perché l'amore arde sempre. E quindi mi auguro che anche in voi io possa immettere questa passione, quella fiammella che arde ardentemente nel mio cuore da anni. Ho portato qui un libro molto interessante dove ci sono diverse immagini per farvi capire che, appunto, per chi si avvicina per la prima volta all'iconografia bizantina, cosa sono, di cosa andremo a parlare, che cosa sono le icone. Sono delle tavole di legno, delle tavole di legno dove viene dipinta, viene scritta un'immagine sacra. Infatti noi vediamo l'immagine sacra, ci dice di chi andiamo a parlare, i monogrammi che troveremo, ecco qua è più visibile, sono immagini sacre, questi sono i monogrammi di colei che viene rappresentata, Meter Teu. Infatti viene messa la prima e l'ultima lettera del vocabolo greco, madre, Meter, Teu di Dio, e c'è la teta e la Y, l'ultima lettera, e quindi Meter Teu. E solitamente lo sfondo è sempre in oro perché rappresenta la luce increata. L'oro, fra l'altro, è l'unico metallo che non si corrompe mai, non diventa mai verde, così come la luce della grazia divina non si corromperà mai. In questo catalogo ci sono delle immagini molto belle. Questa, per esempio, è una icona che rappresenta le feste, un'icona molto particolare dove è fatta da tanti quadretti che rappresentano le festività dell'ortodossia. Questo è un San Giovanni molto antico e questo è invece un San Nicola, un santo della tradizione non solo ortodossa ma anche della Chiesa Cattolica d'Occidente. Qui ecco, è ripreso San Giovanni nella sua dicitura di angelo del deserto, perché lui visse nel deserto per tanto tempo, facendo astinenza, digiuno, cibandosi di locuste, di miele, e quindi è detto anche l'angelo del deserto. Qui c'è una bellissima natività, insomma tante tante cose belle che si potranno realizzare con la tecnica dell'iconografia. Logicamente non è che noi prenderemo una tavoletta e su quella tavoletta andremo a dipingere direttamente. Assolutamente no, ci sono dei percorsi da seguire, dei gradini da percorrere per raggiungere poi alla realizzazione di un'icona che deve essere quantomeno dignitosa. Chi si avvicinerà a quell'icona dovrà essere spontanea la preghiera, l'orazione, perché l'icona non funge mai come suppellettile o come arredo per una casa, come può succedere per altri quadri, e invece l'icona è una finestra che si affaccia dall'Eterno verso noi oranti, e sono loro che guardano noi, non siamo noi che guardiamo loro, quindi noi con riverenza
con ossequio e con tanta umiltà di cuore ci accosteremo all'icona e diremo una preghiera. Quindi praticamente è un tramite, serve da tramite, da mezzo per rapportarci al divino. Per questo vi dico è un percorso bellissimo che, con il quale potrete approfondire anche la vostra fede e magari, perché no, se la vostra fede era un po' tiepida, magari chissà, con i colori, con la grazia divina, vi avvicinerete di nuovo a quel Cristo che magari avete perso per strada, o a Maria che l'avete persa, perché magari certe volte le vicissitudini della vita ci portano un po' ad essere più distratti. Con l'icona vi assicuro che è un percorso talmente bello di arricchimento dell'anima che poi ogni volta che io dico faccio un'icona, scrivo un'icona, per me è una preghiera. Ecco, per me scrivere un'icona è un rapportarmi col divino, proprio pregare. E quindi ragazzi, quando vi rapporterete ad un'icona, sarà proprio una preghiera. È una preghiera in tutti i sensi, perché per esempio l'icona che andrò a farvi vedere, è quella della Trasfigurazione, che è un momento molto importante della vita del Cristo. Anzi, si dice che l'iconografo, la prima icona che deve fare è proprio quella della Trasfigurazione. Perché dico quella della Trasfigurazione? Perché praticamente quello che vi dicevo poc'anzi, quando noi incominciamo il nostro percorso di iconografia, è una trasfigurazione dell'anima, è un percorso che fa avvenire un cambiamento inevitabilmente. All'inizio voi magari non lo comprenderete questo cambiamento, però credetemi, per un iconografo è proprio un cammino di trasfigurazione. Non a caso, prima di scrivere un'icona, è molto meglio darsi alla preghiera, a non essere disturbati, ad entrare in un'aura, in un'atmosfera di grande misticismo. E quindi io solitamente accendo anche degli incensi e vengo accompagnato da canti del Monte Athos. Vi sembrerà strano, ma io dipingo, scrivo le mie icone proprio con le musiche del Monte Athos e accendendo degli incensi che corroborano lo spirito. Quindi è proprio importante che quando vi accingerete a scrivere un'icona lo dovete fare con spirito sereno. Se invece magari avete litigato col vostro fidanzato o vi siete tirati i piatti in faccia, allora non prendete neppure i pennelli, perché per scrivere un'icona dobbiamo essere in pace con noi stessi e con il mondo. Per questo dico, quando noi scriviamo l'icona siamo veramente trasfigurati nella luce del divino. Per oggi potremmo concludere, perché la prossima volta che noi ci incontreremo in queste bellissime trasmissioni di Sud, io vi insegnerò come trasportare un disegno da un libro per poi poterlo copiare sulla tavoletta che andremo a dipingere. Pertanto io mi congedo da voi, mi auguro di non avervi annoiati e appuntamento alla prossima volta. Ciao a tutti. Blagoslovi, duše moja Gospoda. I ne zabivaj vsijeh vozdajani Jego, očišćajušago sija bezakonija Tvoja, isceljajušago sija nedugi Tvoja, izbavljajušago od istljenija život Tvoj, vjenčajušago Tja milostiju i ščedrotami.